Dice, ma non siamo un governo, non mi sta bene. Sì, 150 parlamentari, uscite fuori, fate una cosa eclatante, uguale all'AS, dovete farvi carico di questo grave problema. Non potete fare a Vindaga, potremmo sapersi le cose, qua si stanno sfasciando, fra le onde siamo che scoperte ne vanno. Dovete, in maniera più determinata, non lo so quale potrebbe, parate con Grillo, parate con Stato, veniamo tutti a fare a Roma, che qua stanno rompendo tutti, ma sono tutti incazzati per Geremia. Allora non è più possibile, noi non troveremo consensi, perché non abbiamo fatto una battaglia, dico una, che interessasse la carne viva della gente. Siamo ancora qua a raccare i palli, stiamo a utilizzare un luogo, se io sono in Corbetto, tu ti fai un selfie e chi tu fa la chiara. Allora dobbiamo cercare di trovare una corrente via, dobbiamo trovare una strada. E la strada deve essere percorribile da tutti. Ho finito il mio intervento. Grazie, Giovanni Cantarella. Caruso. A parlare? Caruso? Sì. Magari mi parlo. Faccio tutti quanti gli auguri di un buon inizio anno che possa portare benessere nel nostro vivere quotidiano. Rispondo qui al collega attivista, in parte penso che tutti condividiamo quello che lui sta dicendo, perché non siamo incisivi sul territorio. Ci siamo chiesti perché noi non siamo incisivi sul territorio? È facile, perché non abbiamo, diciamo, in un certo senso l'informazione giusta da dare al popolino, al popolo, al cittadino come noi, che aspetta delle risposte, e noi non siamo tuttora in grado di poterli dare per ovvi motivi, perché non abbiamo il potere giornalistico. Scusa, perché non scusa, abbiamo io in qualità di moderatore vorrei gentilmente far presente che la riunione è ancora in corso, si è dimezzata l'uditorio, diciamo così, e quindi se è possibile vorrei fare in modo che ascoltaste ancora ciò che viene detto, grazie. Quindi continuo nel dire che il problema è alla base, al fondamento, perché spesse volte ci sono dei gruppi di lavoro che sono pieni di entusiasmo e di poter fare qualcosa per sé e per gli altri, che perdono il senso della misura, partendo non dal fondamento ma da una base molto alta. Questo non va bene, perché ogni cosa deve essere pianificata all'inizio e poi man mano e gradatamente portata avanti.